All'esito di un rito abbreviato che la dottoressa Di Carlo ha ammesso, la Life Pescara e il suo legale rappresentante Castellano Mallo sono stati assolti da un'accusa particolarmente pesante, che era quella di truffa ai danni della ASL con conseguente arricchimento della Life. La vicenda trae spunto da uno esposto anonimo, questo lo abbiamo appurato accedendo al fascicolo del pubblico ministero, che ha mosso la Guardia di Finanza nell'intento di verificare se vi fossero state ipotesi di sovraffatturazione. Secondo l'ipotesi accusatoria, sostanzialmente la Life Pescara approfittava della ASL di Pescara imputando dei pagamenti per trasporti in realtà mai eseguiti. Questo era in base, diciamo, l'oggetto della contestazione, lucrando dei guadagni di circa, calcolati in circa 40-50 mila euro. Questa era l'ipotesi originaria. Noi abbiamo dimostrato, sin dalle prime battute, e poi ne dà atto anche il giudice Di Carlo, che appunto le indagini difensive sono state vincenti sotto questo profilo, che in realtà tutto si fondava su un equivoco. L'equivoco è consistito nel fatto che nella fatturazione prodotta da Life Pescara e per prassi da sempre accettata dalla ASL, dal competente ufficio ASL, venivano indicati due numeri di targa, uno individuante l'ambulanza e uno individuante l'autovettura medica, ma quel numero di targa individuava semplicemente il tipo di mezzo utilizzato e non anche il mezzo in concreto utilizzato per quel servizio. Questo ha indotto evidentemente in errori gli organi inquirenti che, voglio dire, facendo perfettamente il loro mestiere, hanno ritenuto, errando, che quella stessa autovettura avesse fatto più trasporti nello stesso giorno. Così evidentemente non era, e bastava riflettere sul fatto che un'ambulanza non può trasportare se non più di due persone sostanzialmente, il paziente, chi lo assiste, salvo l'autista ovviamente che conduce il mezzo. All'esito delle indagini difensive questa realtà è emersa e plasticamente la dottoressa Di Carlo ne dà atto nella sua sentenza, tant'è che assolve perché il fatto non sussiste, quindi con la formula più ampia dell'articolo 530 primo comma, e lo stesso fa nei confronti della Life Pescara. Ci tengo a dire che la Life Pescara peraltro ha potuto dimostrare nel corso del processo di essersi munita, e credo che sia l'unica associazione per quanto mi è noto che l'abbia fatto, di un valido modello organizzativo validato ai sensi del 231, e quindi al suo interno ha un sistema per prevenire proprio la commissione di potenziali reati legati sia ai rapporti con la pubblica amministrazione ma sia anche, diciamo, al trasporto dei pazienti dializzati e quindi a tutte le possibili problematiche cui va incontro. Con la contestazione ai sensi della 231 il pubblico ministero ben avrebbe potuto chiedere una sanzione interdittiva, proprio perché logicamente laddove si ipotizza che un ente commetta dei reati a danno di una pubblica amministrazione, ebbene quell'ente può essere messo tra virgolette fuori gioco, proprio per prevenire la commissione di futuri reati. Il pubblico ministero avrebbe certamente potuto inibire per un periodo anche di qualche mese proprio l'operatività della Life, e questo sia con danno evidentemente per la stessa associazione, che avrebbe rischiato il default economico e quindi chiaramente la sua chiusura, ma sia con danno anche per i possibili ripercussioni per i pazienti, che evidentemente avrebbero dovuto essere poi gestiti in altro modo, visto il servizio di pubblica necessità che Life svolge.